tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker. Siamo tornati, signori, su un altro episodio di House Flipper. Sono qua ragazzi, oggi a grande richiesta, perché mi stavate dicendo in tanti: ma Joker, House Flipper, dov'è finito? Ed eccolo qua, signori, siamo tornati. Quindi mi raccomando, subito carichissimi un bel like. Raggiungiamo i 10.000 mi piace, ragazzi. Sono pochi, ragazzi, cioè non è che sono pochi, sono tanti, ma ce la possiamo fare, raga. Che se volete spaccate il culo ai draghi. Quindi mi raccomando, perché oggi siamo qua per andare a ricostruire un pochettino, per andare un po' a risistemare tutta la nostra casa. Quindi io direi di iniziare mano a mano e cercare un attimino di capire come ristrutturarla. Allora, visto che qua noi ragazzi abbiamo il garage, qui potrei fare solamente un corridoietto giusto per sistemare, quindi qua ci siamo. Lì abbiamo comunque il bagno, io direi di tenerlo là. Visto che a me comunque mi piace, qua farei solo una stanza che comunque si potrebbe fare. Io direi di buttare giù intanto queste pareti, ragazzi, perché io qua voglio fare una cosa differente. Quindi la prima cosa che vado a fare appunto è buttare giù queste pareti e andare a sistemare come vogliamo noi la casa. Quindi andiamo a smantellare tutto, ragazzi, e andiamo a iniziare a costruire la nostra casa da zero. Madonna, non vedo, ragazzi, sono veramente stracontentissimo che ci siamo acquistati questa nuova casa. E dobbiamo assolutamente rifarla tutta quanta da capo. Quindi nel mentre io butto giù tutto quanto, voi non so, lasciate un bel like, perché ci vediamo tra pochissimo. Ok, abbiamo buttato giù tutto quello che non ci serve qua. Quindi già abbiamo allargato tantissimo, ragazzi, eh. Cioè adesso già la casa è veramente immensa. Allora, io direi comunque di levare tutto quello che c'è da vendere, perché a noi non ci servono queste cose. No, queste qua meglio che le lasciamo. Qui direi che ci siamo. Qui facciamo i nostri aggancetti. C'è una luce sola, che direi anche questa che cos'è. Ah no, questa è un allarme, va bene. Allora, io qua voglio fare il mio salotto e tutto quanto. Quindi direi di fare angolo cottura da questa parte, eventualmente, raga, oppure da questa parte. È da capire un attimino bene come sistemare. E qua fare il salotto, che qua c'è la porta che va fuori. Quindi qua potrei fare un salotto, ragazzi. Qui mettere TV, divani. Al massimo potrei spostare questo, il radiatore. Non lo so, vediamo un attimino. Poi, prima cosa pure è capire come vogliamo tinteggiarla. Io direi di farla comunque colori moderni, ragazzuoli, visto che è un salotto. Direi di andare su un grigio chiaro, un parquet un po' scuro sul nero, e quindi tenerci su questo. Eventualmente fare qui l'angolo cottura di un colore, vediamo un attimino. E qua, male che vada il salotto, fare la parete, che ne so, del TV di un nero, che non sarebbe male. Boh, vediamo, ragazzi, guarda, non è facile. Allora, queste sono le pitture. Io, ragazzi, però vi dico la verità, io sono fissato anche con il blu. Però il blu, ragazzi, un salone blu secondo me non ci sta bene. Nebbia grigia pure non è male. Allora, questo, ragazzi, non è affatto male. Però io direi di fare, intanto dipende il bianco, assolutamente. Direi di comprarne un paio, per forza, perché ci serviranno. E io intanto direi di iniziare. Ma oddio, di iniziare col bianco no, perché poi non è facile, madonna mia, ragazzi. Pensavo fosse un po' più semplice. Dobbiamo fare poi il salotto, che potrei fare anche la parte rossa. Ma rossa secondo me è meglio farci una stanza o cose varie. Quindi io andrei tranquillamente con... prendiamo anche il nero. Prendiamo il nero, raga. Ok, mettiamo qua. Prendiamo il pennello per pitturare. E io volevo fare, visto che qua è una zona salotto, quindi è fare nero qua, nero qui, poi partire con il bianco. Ok, quindi facciamo così, dai ragazzi. Poi vediamo come viene. Andiamo con il nero. Allora, dobbiamo acquistare anche un secchio di stucco, ragazzi, perché sennò cambio in stuccare. Ok, perfetto. Dobbiamo stuccare prima qua, perché sennò non riusciamo. Perfetto, dobbiamo... ma... dobbiamo stuccare tutti... vabbè, che è incredibile sta cosa, raga. Ok, dobbiamo stuccare tutto quanto prima i buchi, perché sennò è un macello. E voilà, a Jason Fe. Anche qua diamo una bella stuccata ai buchi, perché sennò poi non ci fa ovviamente dipingere nulla. Ok, dopo aver stuccato, ragazzi... ah no, c'è anche qua da stuccare, c'è un par di palle, perché qua c'è tanta roba da fare proprio. Direi che momentaneamente... può andare, direi di iniziare a pitturare. Abbiamo detto di nero, quindi mettiamo il nero e iniziamo a decorare. Oddio, guarda già che effetto particolare, ragazzi, madonna. Che poi qua comunque dobbiamo pensare anche se andarci noi a vivere oppure di affittarla, però io secondo me ci andrei a vivere qua io, e al massimo, ragazzi, quell'altra poi la vendiamo, che secondo me non facciamo un sordo di danno. Ok, io questa qua, ragazzi, è come farei la mia casa, sinceramente. Quindi qui la parete ci sta, secondo me. Poi può essere pure no, però diamo una bella pulita. Qua l'abbiamo già data. Apriamo la finestra. Anzi, apriamo le finestre, così almeno è tutto bello sistemato. Qui direi di nero. E adesso andrei a dipingere con il bianco tutto il restante della casa.
Ok, diciamo che abbiamo fatto tutto qua, però mi serve ancora che devo stuccare un pochettino. Quindi ragazzi, ripassiamo allo stucco, perché sennò qua... Quindi, vai con lo stucco, che mi serve... Non ho capito bene... Ah, ok, perfetto, eccolo là. Ok, abbiamo pitturato, ragazzi, questa parte nera, questa parte tutta bianca. E secondo me, ragazzi, ci sta già veramente tanto, molto, molto caruccia. Qui devo fare ancora il nero che mi sono dimenticato. Acido erbolina. E l'avevo anche venduto il nero, per bacco. Ok, adesso è fatto. Bene, quindi tutto ciò che adesso non ci serve, lo stucco penso che ci servirà ancora, quindi lo teniamo. Diamo una bella pulita come già fatto. Direi di installare subito qualche cosa qua, così almeno ci leviamo questi radiatori dalle pappole. Ok, abbiamo montato i radiatori, ragazzi, così almeno ci siamo tolti dalle scatole anche quelli. E direi di iniziare un attimino a vedere un po'. O se no, secondo me, vediamo il pavimento prima. Vediamo il pavimento, ragazzi, perché dobbiamo sistemare completamente tutto e mi serve proprio. Allora, ragazzi, io momentaneamente ho messo questo che secondo me potrebbe essere il più carino, perché gli altri non è che mi facciano impazzire tantissimo. Quindi, secondo me, questo adesso, diciamo che ci sta, raga. Ci sta, dai. Dovrei comprare le porte, quindi io direi già di prendere qualche porta. Ma porta blindata così non mi sembra proprio il caso. Io direi di andare con le classiche porte bianche. E poi queste, ragazzi, costano un boato. Però secondo me ci stanno. Cioè, comunque, raga, cazzarola, è una bella porta, porca miseria, eh. Io volevo fare così, perché, ragazzi? Perché praticamente a me piace molto il soggiorno tutto quanto uguale, ok? Cioè, quando io entro dentro casa, voglio subito vedere comunque il soggiorno qua, no? Mi piace. Poi qua c'è l'angolo cottura e comunque non dà fastidio. Dato qui abbiamo bagno, comunque la camera ci sta. Facciamo anche un male che vada qui. Non so, possiamo fare... Sì, bagno, camera, da letto, ci sta. Corridoietto, garage. Molto easy, molto bello, secondo me. E qua vicino qua ci possiamo fare un ufficio, un piccolo ufficetto lì, tipo... Una cosa, poi ci inventiamo qualcosa. Quindi, direi di pitturare anche qua, che sicuramente ci servirà, credo, lo stucco. Poco ma sicuro. Mazza, come pitturiamo molto più veloce adesso, ragazzi. Ho messo punti di abilità e... Andiamo, che è una meraviglia proprio. Guarda qua che roba. Ok, qui perfetto così, ragazzi. Così almeno abbiamo fatto anche questa cosa qua, che comunque... Oh, madonna, raga, ha preso uno spazio incredibile. Questi direi ovviamente di mandarli a Kager. Perfetto, già mi piace molto, ma molto, ma molto di più. Però dobbiamo ricomprare un'altra volta il piastrellato, quindi andiamo qua, mettiamo il pavimento qua, anche è stato fatto. E secondo me ci sta, questo pure va fatto, perfetto. Ok, qua ragazzi, secondo me ci siamo alla perfezione. Vendiamo questa porta all'istante. Direi di dipingere ancora quello che c'è da dipingere. Ma comunque, ragazzi, ci vuole veramente tanto tempo. Tanto. Poi qui dobbiamo pitturare anche tutto fuori. Troppo già vuole qua. Andiamo a prendere intanto però qualche porta. Allora, io di prendere questa qua. No, scura no. Ok, perfetto. Ok, perfetto, che c'ha il... di bocchietto che si apre così, va bene, ci sta, dai, perfetto. Ok, ci siamo, mi piace, ragazzi. La possiamo anche lasciare tipo corridoietto, cioè, quindi passiamo qua senza porta, perché se no volendo potrei anche rompere sto muro. Questa è una colonna tipo che separa, volendo. Io direi di fare infatti tutto unito, ragazzi, tutto unito, ma sti cavoli. Meglio, via tutto, leviamo tutto. Ok, ci sta, raga, perché così almeno secondo me è più spazioso proprio. Ah, entri, c'è proprio il bestione così incredibile. E anche questo, ragazzi, io l'ho fatto praticamente identico a com'era, com'è appunto la parte del soggiorno. Questo possiamo levarlo. Il bianco adesso lo vendo via. Sta parte qua, piastrellato comunque uguale, perché alla fine è quello, raga. Ok, perché fa parte comunque della stessa cosa. E secondo me ci sta, ragazzi. Ci sta, va bene, basta così. Qua ci siamo. Ok, ho montato anche il radiatore, così siamo a posto. La prima parte, ragazzi, l'abbiamo fatta. Guarda che ci vuole veramente un botto di tempo. Cioè, non mi aspettavo, ragazzi, ci volesse veramente così tanto. Anche perché qua ci siamo. La prima parte comunque spezzata qua l'abbiamo fatta. E ci sta, molto carina la parte del TV, divano, roba così. Quindi qua ci siamo veramente alla perfezione, secondo me. La cosa importante adesso è iniziare, diciamo, più o meno ad arredare. Quindi potrei comprare tipo cucina. Potrei già iniziare a vedere qualcosa. Ma poi vi ricordiamo che abbiamo anche pochi soldi, quindi dobbiamo anche andare poi a lavorare, cose varie. Quindi non è facilissimo, ragazzi, eh. Ok, potrei fare tipo così, ragazzi. Non è male sta cucina, questo mi piace. Mi piace. Ok, diciamo che c'è il lavandino un po' più alto, sinceramente. Questa cucina è un po' bassa, però. Allora, io ho preso anche un bel frigorifero, ragazzi. Intanto questa qui è giusto per abbellimento. Vediamo qua.
un frigo che non si aprirà mai. Però guarda che bella sta cucina, ragazzi. A me piace una cifra, ragazzi. Proprio sganafrode quelle incredibili. Ci vuole, ragazzi, ci vuole veramente tantissimo tempo per fare questa cazzo di casa. Ok, raga, io preferisco fare così, perché a me piace tantissimo la cucina quella a penisola. Cioè, a me fa morire proprio completamente. L'unica cosa è che mi manca il lavandino, ed è un problema. Ok, ho fatto un piccolo change, raga. Devo fare un piccolo change perché qua mi serviva spazio, eh. Non è facile con tutta l'attrezzatura, ragazzi, sistemarla, sinceramente. Mi aspettavo che era più semplice. Però, comunque, la cucina è bellissima. Cioè, quindi già iniziamo a prendere forma. Signori, questo è terminato, spero vi sia piaciuto, ragazzuoli. Quindi oggi abbiamo un po' visto come stiamo rimodernando la nostra casa, la stiamo ricostruendo, la stiamo veramente, gli stiamo dando vita, ragazzuoli, a questa casa. Cioè proprio che poi sarà la nostra casa, il nostro ufficio, quindi veramente tanta robetta. Spero questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, arriviamo almeno a 10.000 mi piace, ragazzi, per un prossimo appuntamento, che dobbiamo sistemare un pochettino tutto, quindi ci sarà veramente tantissimo lavoro da fare. Noi ci becchiamo con un prossimo video, mi raccomando, tanti pollici in su, passate qua a fianco a me per vedere altri due video se tante volte ancora non l'avete visti. Vi invito a iscrivervi al canale qua sotto cliccando su questa iconcina, al prossimo potete il vostro grigno e ciao signori!